Ciao a tutti. Come toccare una donna durante il dialogo? È molto importante creare un contatto fisico durante il dialogo perché questo ti dà subito potenziale di seduzione, ti dà subito potenziale di coinvolgimento. Quindi un obiettivo per un maschio, per un uomo che vuole sedurre una donna è quello di riuscire a toccarla il più rapidamente possibile durante una conversazione. Per cui ti conviene partire già dalla stretta di mano. Anziché dare la mano in modo così dritto, di fronte a te, la mano tesa dritta, che di fatto è un blocco perché c'è il tuo braccio e c'è il suo braccio, quindi si mantiene la distanza e non è possibile effettuare un contatto fisico. Tu, quando dai la mano, ti metti laterale, ti posizioni a 90 gradi, ti giri in modo tale che la donna te la trovi di fianco, diciamo. Se la mano ovviamente si dà alla destra, ti trovi sul fianco, la donna sul suo fianco destro e la distanza è molto ravvicinata. Inoltre, ti permette un contatto naturale sul braccio. Va fatto tutto in modo molto sciolto, naturale. Hai già fatto il primo contatto fisico, che è molto importante, ripeto, nella seduzione. Poi durante il dialogo dovresti imparare a gesticolare non in modo frenetico, ma comunque. Perché gesticolando riduci la distanza, riduci la prossemica rispetto alla donna, e quindi ti avvicini, è il preludio del contatto fisico. Tu stai a 40 centimetri più o meno, guarda lei che prossemica accetta, prova ad avvicinarti, quando vedi che lei si allontana ti fermi e inizi a gesticolare in questo modo. Questo se avviene una conversazione in piedi, ovviamente, altrimenti se siete seduti non puoi variare la prossemica. E ogni tanto, diciamo, guarda un attimino il tipo di reazione che dà, allunga in modo tale da arrivare a un contatto. Un contatto ovviamente sulle parti più esterne, perché poi, diciamo, più arrivi a toccare zone intime come il collo, zone erogene, meglio è. Però devi partire da zone decisamente più esterne, perché entrare, diciamo, direttamente in zone erogene secondarie diventa complicato. Quindi utilizza questa tecnica. E poi diciamo che se ad esempio siete seduti, puoi utilizzare, partendo da zone più esterne, ad esempio appoggi e togli e continua a parlare. L'importante è che la parte logica sia distratta da quello che tu dici e che il contatto non sia lungo. Se tu le metti la mano sulla spalla così, 2 minuti, dice ma che fa questo? E invece è molto rapido. Poi se vedi che lei accetta queste cose qua, puoi arrivare a zone un po' più, diciamo un po' più intimo, ad esempio mentre parli puoi poggiare leggermente così la mano sul ginocchio e continua a parlare, ma il contatto deve essere di un microsecondo, lei non ti può dire cosa fai, mi tocchi il ginocchio, proprio un microsecondo e poi continua a parlare. Per la parte emotiva comunque il contatto c'è stato, è arrivato. Quindi tu ovviamente non puoi, come dire, azzardare più di tanto se non tieni dei segni di consenso, però se noti che magari lei al contatto ti dà dei gradimenti, cioè ti si protende ancora in avanti, non va indietro, non si difende, allora sono tutti segnali che ti permettono di effettuare quella che è chiamata kin-escalation, che vuol dire piano piano aumentare gradualmente, in modo tale da arrivare a una situazione in cui si crea un'intimità. E questo è fondamentale perché più lei accetta, ti dà un feedback che intanto, diciamo, come dire, la cosa sta andando bene e si sta coinvolgendo e più accetta, più si coinvolge. Quindi queste sono le strategie, le tecniche per riuscire a toccare, diciamo, una donna durante un dialogo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda. La domanda va postata nei commenti, puoi tranquillamente postarla nei commenti e riceverai un video di risposta. Il servizio di questo video di risposta è gratuito, ma solo per gli iscritti al canale, quindi ti esorto a iscriverti al canale. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!